Buongiorno, la conversazione che voglio condividere con voi riguarda l'influenza di Kant nel Novecento, quello che in filosofia si chiama storia degli effetti, in tedesco Wirkungsgeschichte. Kant nel Novecento ha lasciato delle influenze molto significative, fra le quali vorrei individuarne in parte due, in particolare due. La prima riguarda la teoria dell'agire comunicativo di Jürgen Habermas, un filosofo tedesco il cui cognome è scritto H.A. Bermas. Nato nel 1929, ancora vivente, è la teoria della giustizia, che invece è stata messa a punto da un filosofo americano socialdemocratico, che si chiama John Rawls, nato nel 1922 e morto nel 2002. In particolare, il retaggio di Kant si può ravvisare per quanto riguarda il diritto pubblico e cosmopolitico, ma anche nell'idea di una costellazione post-nazionale elaborata da Habermas per quanto riguarda la politica europea, è molto molto vicino all'opera che abbiamo già visto, che è per una pace perpetua. Habermas nasce appunto nel 1929 ed è uno dei teorici della famosissima scuola di Francoforte, che fa capo ad una teoria critica del Novecento di cui ci occuperemo. L'unico particolare che vorrei qui però esprimere è che la scuola di Francoforte, elaborando questa teoria critica, vuole applicare soprattutto le categorie di Marx e le categorie di Freud alla società industriale per analizzare e demistificare delle incrostazioni e delle disfunzioni, se volete, della ragione, che vengono chiamate ragione strumentale e che quindi hanno una ricaduta pratica nella società. E la riflessione filosofica, secondo Habermas, non deve più limitarsi a comprendere i fatti storico-sociali, ma deve anche esprimere una valutazione critica di essi, quindi una ricaduta, come dicevo, in una filosofia di tipo pratico. E dunque la filosofia è contrassegnata da un interesse per l'emancipazione umana e quindi è necessario che si realizzi questa visione critica, e per questo non si può non rinviare a Kant. E possiamo indicare la filosofia di Habermas chiarendola per punti. Il punto primo riguarda il fatto che Habermas ritiene che ci troviamo ancora all'interno della modernità, e che per questo motivo occorre una lettura nuova di essa. Quindi si oppone alla tesi sostenuta da molti che si sia nella postmodernità. Ma l'emancipazione uno degli obiettivi maggiori che la filosofia deve perseguire, e quindi recuperando così l'illuminismo. È molto forte, chiaramente, è l'eredità, oltre che di Kant, della filosofia di Marx, che si esplica proprio in un agire comunicativo che vuole occuparsi di quanto il linguaggio possa esprimere o un interesse per l'emancipazione, esprimendo un criterio di universalità,
E quindi troviamo proprio rifacimento dell'imperativo categorico kantiano, agisci come se la massima delle tue azioni dovesse valere come principio di legislazione universale, ma al posto di agire dovremmo mettere il verbo parlare. Siccome la parola è illocutoria, ovvero ha un orizzonte comunicativo, ma anche un orizzonte pratico, perché molto spesso ciò che si parla è ciò che si vuole perseguire, soprattutto in ambito sociale, Habermas recupera il concetto di universalità, formulando nuovamente un principio secondo l'imperativo categorico kantiano, ma mettendo in evidenza invece dell'azione la parola. Parla come se la pretesa di validità delle tue parole dovesse essere presa come misura universale, ma anche secondo un criterio tale che si possa ravvisare nel partner comunicativo una altrettanto seria pretesa di validità. Quindi c'è un criterio di universalità che noi chiamiamo U, che va perseguito, ma questa universalità deve essere assolutamente perseguita nell'ambito di un dialogo in cui il linguaggio venga purificato da ogni categoria ideologica o da ogni interesse che distorca la comunicazione. Quindi questo criterio non può non rimandare alla critica della ragione pratica. Quindi dobbiamo parlare di una comunicazione valida, libera, dove si possano riconoscere reciprocamente i partners della comunicazione. E quindi questo agire comunicativo consiste nell'interazione fra due o più soggetti. Quindi parliamo di una intersoggettività, la quale è mediata dal linguaggio, ma organizzata in norme e consuetudini, valori morali, leggi, accordi che determinano le aspettative reciproche di comportamento. Questa è l'idea che guida l'interesse per l'emancipazione, in particolare politica. Altro da questo è l'agire strumentale, che invece indica una razionalità finalizzata al lavoro, che è tipica della filosofia moderna e che si impone come quella modalità organizzativa del lavoro tipica di questa società, il fordismo, la catena di montaggio nel capitalismo. Ma è proprio la critica dell'eccessiva tecnicizzazione della società post-industriale che la scuola di Francoforte mette a punto e che Habermas vuole correggere appunto con la teoria dell'agire comunicativo, elaborando un'etica del discorso. Quale definizione dare all'etica del discorso? Ecco, in via preliminare, dice Habermas, vorrei illustrare il carattere deontologico, cognitivistico, formalistico e universalistico dell'etica kantiana. Siccome Kant si vuole limitare all'insieme di giudizi normativi fondabili, deve avvalersi di un concetto morale ristretto. Le etiche classiche avevano fatto riferimento a tutte le questioni della vita buona. L'etica di Kant fa ormai riferimento unicamente al problema dell'agire giusto o equo. Ovvero, Habermas ritiene che la morale kantiana abbia un carattere deontologico, ovvero proprio di ciò che deve essere secondo la necessità, ovvero un dovere incondizionato. Però esso è anche cognitivistico, che vuol dire che l'etica nasce dalla conoscenza della legge morale dentro di me. Formalistico, in quanto fissa le forme dell'agire che sono cogenti, ovvero urgenti, per ogni soggetto morale, scusate, cogente vuol dire obbligatorio. Quindi nell'etica del discorso
Al posto dell'imperativo categorico di Kant, subentra quindi il processo della argomentazione morale. Essa istituisce il principio secondo cui possono pretendere validità solo quelle norme che potrebbero trovare il consenso di tutti i soggetti coinvolti. Naturalmente, questo implica una ricaduta nell'ambito di un agire politico, soprattutto a livello internazionale. Ecco perché Habermas recupera la costellazione post-nazionale per quanto riguarda le politiche europee, soprattutto che si rivolgono a temi scontanti come quello della migrazione, della migrazione per esempio. Quindi è giusto, sulla base di questo, che si elabori un possibile percorso di liberazione e promozione umana fondando proprio un'etica del discorso. E quindi Habermas ritiene di dover avere un grande debito con Kant. È vero che questo principio di universalizzazione è puramente formale, ovvero è una condizione trascendentale che orienta l'agire pratico, però può essere un'indicazione importante per la politica, perché distingue il consenso estorto da quello liberamente conseguito nei processi democratici. E quindi la trasformazione della filosofia che Habermas promuove una ricaduta politica, dato che il principio dell'universalità procedurale della comunicazione si esplica come fondamento di un diritto dei popoli, di cui già Kant aveva parlato, o diritto cosmopolitico, e di una cittadinanza che deve poter basarsi sul rispetto e sulla dignità come fondamento di una politica di cooperazione. Quindi, in questa costellazione post-nazionale, come Habermas la chiama, si tratta di promuovere una società aperta, che non si basi solo sullo sviluppo di integrazioni funzionali di tipo economico, ma su una politica che invece sappia promuovere forme di autogoverno democratico, al fine di raggiungere un'identità collettiva e aperta basata su un'etica del riconoscimento e quindi su una humanitas che deve diventare sempre più fine e mai mezzo.